E nelle librerie il cicettario numero 4, e questa volta non ci sono ricette sparse, ma interi menù. Si arricchisce sempre di più il ricettario di Anna Maria Ieva, ormai famosa con il suo nome di battaglia, Cicetta, che ha trasformato l'esperienza maturata nel suo blog in libri di ricette. La novità è proprio quella, l'impostazione di 12 menù, dove, voglio dire, ogni qualvolta uno vorrà esibirsi in cucina in un menù per gli amici, il menù del picnic, il menù della domenica, del compleanno, non dovrà arrabattarsi a protocollare un primo da una sezione, un secondo dall'altra sezione, no, basterà aprire, scegliere il menù e avrà le quattro portate dall'antipasto, il primo, il secondo e il dolce già a portata di mano. Come ha scelto questi menù? Ma io li ho prelevati dal mio sito. Ovviamente, io ho un terreno fertile sul mio sito, un blog, insomma, penso, non so se è possibile dirlo, www.lemeraviglie.cicetta.it, dove offro appunto la possibilità di seguire le ricette con un valore aggiunto, che è quello fotografico. Oltre che un successo editoriale, per lei cosa rappresenta la tavola? Per noi il pranzo è un momento particolarissimo, un momento di calore umano, calore della famiglia, ci si ritrova tutti insieme, ci si guarda negli occhi e tutto il resto resta fuori dalla porta di casa. Anche questa volta parte dei fondi raccolti con la vendita del libro saranno dedicati ad iniziative di beneficenza. Dopo i fondi dedicati alla ricostruzione di Amatrice è la volta di sostenere una onlus andriese, Onda d'Urto, che si propone di far luce sulle cause dei tumori nel territorio. L'occasione della presentazione del libro è stata invece accompagnata da un approfondimento della relazione esistente tra il cibo e la comunicazione. A relazionare il volto del TG1 Francesco Giorgino, che è anche docente presso la facoltà di comunicazione dell'Università La Sapienza di Roma. Significa sostanzialmente fare riferimento all'alimentazione non più come un bisogno primario, ma come una scelta che rileva sotto il versante culturale, perché il cibo è identità e forma di relazione valoriale, sotto il profilo sociale, perché il cibo è molto spesso convivialità, e anche sotto il profilo più squisitamente nutrizionale, quindi di prevenzione, per esempio, di molte malattie, quindi ci sono tanti risvolti che l'alimentazione, il cibo ha e che vanno considerati. Viviamo in un tempo dove ci sono due indicatori che sono oggettivamente l'uno in contrasto rispetto all'altro. Ci sono delle parti del mondo in cui si muore ancora di fame, per quindi scarsa alimentazione, e ci sono delle zone del mondo in cui si muore per eccesso di alimentazione. Ci sono due patologie molto serie da considerare, il sovrappeso e l'obesità, che sono, diciamo, due forme, due eccessi, ecco, da eliminare, che spesso si accompagnano anche a soggetti in età evolutiva, quindi a bambini. Ci sono dei dati molto interessanti, più o meno in Italia un bambino su quattro o è in sovrappeso o è obeso. Negli Stati Uniti si muore più per obesità che per l'effetto delle armi, e questo la dice lunga su come evidentemente si sta mangiando anche nell'era della globalizzazione, che è un'era che inevitabilmente porta alla omologazione. Allora dobbiamo associare la cultura della corretta alimentazione, quindi che enfatizza il parametro della qualità più che della quantità, ad un contrasto alla sedentarietà, che evidentemente è un tratto distintivo delle giovani generazioni. Purtroppo i giovani fanno poco sport e sono molto spesso vincolati dentro una dimensione di sedentarietà, di assenza di mobilità fisica, e quindi sostanzialmente non hanno un dispendio energetico sufficiente a compensare la quantità di cibo che ingeriscono, spesso in modo anche molto sbagliato.